Bene ragazzi, sono Ben Wolf e siamo tornati su Hand of Fate. Siamo sempre alla ricerca del re di Pestilenza, che si trova sicuramente in questo piano di dungeon, ma nell'episodio precedente abbiamo sbloccato le fiamme negli abissi e stiamo per attaccare immediatamente le creature. Vediamo un pochettino che cosa ci stiamo per affrontare. Dovrebbero essere creature demoniache, fiammeggianti, chi più ne ha più ne infili. Vediamo un po'. Mamma mia, quanto sei grosso, cattivo! Il golem di lava! E beh. Ma sei da solo almeno? Sì. Ok, questo è bene. Ah, ok, si stordisce però. E via, mamma mia dell'attaccone. Ok. Ah, via. Vabbè, abbiamo capito come affrontarlo, va. No. Oh, alle spalle abbiamo fatto un crittone incredibile, l'abbiamo già battuto. Pensiamo molto peggio, però che figata, ragazzi. Non me l'aspettavo mica. Bello, bello, ci è piaciuto. Grazie straniero, dice l'anziano. Sono tanti anni che percorro questi tunnel nel corso dei miei viaggi, ma è da quando ero giovane che non vedo dei golem di lava così vicini alla superficie. Ok, 2 carte guadagno, 7 monete d'oro, ma sì, sti cazzi, 30 monete d'oro, già più interessanti. Prendiamo il gettone di questa carta, grazie. Abbiamo 40 monete, quindi io direi che possiamo andare dal guaritore itinerante. Avviciniamoci al negozio, non vedo imboscate. E questo è bene, signori. E vediamo un po' cosa troviamo. Possiamo venderti qualcosa? Allora, do sempre la Fendiratti. La spada del scheletro, ragazzi, non è granché utile, eh. Pensavo meglio, siamo anche più vita. Io direi che possiamo venderla con una certa tranquillitudine. L'anello della visione non ne abbiamo più bisogno, possiamo venderlo pure. Allora, il mercante idem, visto che tanto qui abbiamo terminato. La riusciamo a rimuovere una maledizione, secondo voi? No, perché costano tantissimo. Costano tantissimo. Niente da fare, ragazzi. No, che sto facendo? Non voglio comprare il cibo, voglio uscire. Voglio uscire, liberatemi. Ok, abbiamo venduto gli anelli. Possiamo decisamente andare dal druido. Carta nuova. Viene avvicinato da un gruppo di misteriose persone incappucciate. Una delle figure incappucciate si rivolge a te. Sembri ben abituato alle battaglie. Ti piacerebbe guadagnare un po' di denaro? Chiediamo più informazioni. Siamo dei druidi e desideriamo effettuare alcuni rituali durante le prossime settimane. Questi rituali devono avere luogo in determinati posti a dei determinati orari. Non possiamo rischiare di essere interrotti, per esempio da dei banditi o da qualsivoglia creatura. Sono disposto a pagare dell'ora a chi ci proteggerà durante queste cerimonie. Accettiamo. La prima cerimonia avrà luogo alle pietre sacre esattamente a mezzogiorno del solstizio d'estate. Ok ragazzi, ci incontreremo là. L'ho predetto, ci prendiamo questo gettone, non abbiamo fatto niente. Possiamo tornare indietro, il guaritore non ci serve. Speravo in un ben altro tipo di mercante. Andiamo di nuovo qua, andiamo a sud. Chi troviamo? Ah, il re di Pestilenza, quanto lo sapevo! Quanto? L'uomo ratto più pericoloso in assoluto. L'attacco in salto del re degli uomini ratto deve essere evitato a ogni costo, se si tiene la propria salute. Va bene. E no. Vediamo un po' come ci comportiamo contro il re di Pestilenza. Forse la Fendiratti poteva esserci utile, ma mi sembra che ce l'abbiamo. E abbiamo venduto quello che equipaggiavamo. Ce la dai in automatico, gentilmente? Ma è Wolverine ratto! È un incrocio tra Wolverine e Splinter! Sì, ci ha dato la Fendiratti in automatico. Quanto ci piace. Allora, io eviterei direttamente il saltino lì di quel tizio, ma soprattutto ci stiamo chiudendo in un... Ah! Mortacci, ragazzi! Chi se l'aspettava? Si è teletrasportato! E io non me l'aspettavo mica, eh! Ok, ah, eccolo, vedi? Si teletrasporta così. Ma che figata! Aia! Alle spalle. Sarai balordo, eh! Aia! Questa volta abbiamo evitato bene. Ti possiamo stordire così, attenzione, ratto abbattuto. Beh, avevamo il danno potenziato. Piglia questa carta, ragazzo, piglia questa carta. Benone, anche il re di Pestilenza è stato abbattuto. I ratti impiegheranno generazioni per riprendersi da questo colpo. Ci piace molto.
Ok, vediamo un pochettino cosa sblocchiamo, signori. Abbiamo carro del cibo. Oh, questo sembra essere interessante. E ancora abbiamo anello della punizione, carità 6. Quanta carità che c'è, ma quanta. E ancora mappa dei pirati. Sì, questa l'abbiamo sbloccata prima, dalla sguadrina ubriaca. Poi abbiamo un po' di cibo, schianto del fulmine, il mio taro bianco. Ancora? Prosegue l'avventura? Sì, perché l'abbiamo liberati. Giusto. Tre azioni di cibo per benedizione, quella carta ci farà comodo nella prossima avventura. Regge del re dei goblin 4, e fin qui va bene. E qui abbiamo monete d'oro e profondità della notte, figo. Quanti gettoni, questo è il solito equipaggiamento random. Ah, l'armatura in mitra la voglio. Squadra dei golem cacciatori. Un sacco di eventi. Voglio l'armatura in mitra, io ve lo dico. Sostizio d'estate, giusto, abbiamo sbloccato l'evento. E per terminare, quanta roba. Quanta roba, ragazzi. Bene così, signori, io direi che per questo video è tutto. Io spero che vi sia piaciuto e se così lasciate un like, commentate, condividete, ma soprattutto iscrivetevi per vedere video nuovi ogni giorno. Grazie e alla prossima. Ciao!